Fanciulli, in questo video volevo farvi vedere il mio shopping che ho fatto in vacanza, che però non riguarda il trucco, quindi riguarda la moda, gli accessori, le cose che ho comprato, sia in America sia in Canada. Allora, prima di tutto volevo dirvi che vi lascio qua il link dello shopping truccoso di New York e lo shopping truccoso di Londra, così potete vedere tutto lo shopping completo. Adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato in giro per il mondo, per la mia vacanza. Allora, il primo shopping che ho fatto è proprio il primo giorno che sono arrivata a Toronto. E ho comprato, sono andata in un negozio di scarpe perché mio fidanzato voleva comprare un paio di scarpe grigie. E allora sono andata lì nel negozio di scarpe. Che noia, che barba, che noia, che barba! Quando la mia attenzione viene attirata da un paio di scarpe, le All Star. Ecco, chi mi segue su Instagram e su Twitter ormai le avrà viste un milione di volte. Ho visto questo paio di scarpe che, tra l'altro, sono All Star. Sono in pelle, sono grigie, le ho viste sull'espositore e dico: ah, oh, che carine! Io adoro il grigio, sapete che è il mio colore preferito in assoluto come abbigliamento. Ah, oh, che carine, in pelle grigie, perché così anche se piove non mi bagno i piedini, appunto da utilizzare con le mie tute, mi piace tantissimo. Che carine, le provo. Poi guardo il prezzo, 39,90 dollari. Alla fine col cambio siamo intorno ai 32 euro giù di lì. Ho detto: vabbè, ci penso, ci ho pensato, te le compro. Cioè, ci ho pensato veramente tipo mezz'ora. Il mio fidanzato: amore, le compro, ma non le compro, le compro. Mi fa: ma scusami, con 30 euro, cioè, che cosa ti compri? Ma non ti compri neanche le ciabattine? Qua sono un paio di Converse in pelle, comprale al volo. Allora le ho comprate, infatti le ho usate per tutte le vacanze. Anche perché nei viaggi in aereo, cioè tutti i viaggi in aereo che ho fatto, eccetera, mi mettevo i jeans e mi mettevo queste perché non ho le cose più pesanti che appunto avevo in valigia. Infatti tutte le mie foto che avete visto nei vari aeroporti avevo su queste scarpe qua. E ho comprato queste con 39,90 dollari, ho comprato queste Converse in pelle grigie. Poi, sempre a Toronto, era da tantissimo, cioè da tantissimo, da un anno, da quando ho il nuovo computer, quello dell'Apple, che cercavo un portacomputer piccolino proprio per i 13 pollici. In giro, non so come mai, ma si trovano quelli carini solo da 15 pollici oppure quelli ancora più piccolini. 13 pollici non ce n'è. Cercavo un portacomputer bello, quindi sono andata da Juicy Couture. E ho preso questo, guardate che bello, è stupendo, è tutto in paillettes, trasparente sotto il fucsia, ecco qua, e dentro è in peluche, dentro è in peluche bianco. No, ho finito la... vabbè, adesso mi sbrigo, se no cambio, ho finito la memoria. Dentro è un peluche bianco, no, è stupendo. L'ho visto e me ne sono innamorata. Quanto costava? Allora, dov'è? Costava 89, 86 dollari. Grazie. Che poi sono diventati 39,9. Ecco qua. Che poi da 39,9 c'era uno sconto che quindi sono diventati 23 dollari. E alla fine io ho pagato 23 dollari invece di 86, quindi con 23 dollari, che sono veramente pochissimi, ho comprato il mio super portacomputer, felicissima. Ah, Jussi, c'era fucsia, c'era giallo, c'era forse verde fosforescente, c'era sia per cioè il laptop case, che c'era anche per il Samsung, c'era anche per l'iPad e c'era anche per l'iPhone, se non sbaglio. Poi, stavo dicendo, sempre di custodie, adesso ci trasferiamo a New York, sempre di custodie di telefoni. Sapete che l'anno scorso andava a rabito il porta iPhone, quello, la custodia per l'iPhone, quello con le orecchie, quello con la codina di pelo. Ecco, l'anno scorso quando ero andata in Cina, ce n'era un'esagerazione di tutti i colori, quindi è una cosa che appunto andava di moda l'anno scorso. Invece quest'anno, come nuova moda, sempre loro, gli americani, hanno lanciato questa. Che
che sarebbe la... Avete presente tirapugni? Ecco, sarebbe un tirapugni, ma è molto simile anche alle borsettine di Alexander McQueen, che hanno appunto questa maniglia. E mi è piaciuto tantissimo. Ecco qua, ti faccio vedere. Questa è la marca. Non so se magari da qualche parte ci può essere un sito. Questi qua sono tutti i disegni. C'era blu, c'era viola, c'era nera, c'era bianca, c'era un po' di tutti i colori. E io l'ho comprato in un negozio, però c'erano anche tantissime bancherelle, soprattutto verso Soho, verso sud di New York, dove le vendevano. E appunto mi è piaciuta tantissimo. Ecco qua. No, e poi è comoda perché soprattutto quando fate le foto, quando vi dovete fare delle autofoto, che dovete impugnare l'iPhone, dovete anche schiacciare e vi scivola, non so se a voi è capitato, ma vi scivola sempre. Invece così lo prendete con un dito e fate tutto ed è una cosa veramente comodissima. Anche quando esco non ho voglia di portare la borsa, infilo questo qua nel dito, me lo tengo oppure lo appendo all'anello della borsa come se fosse tipo un portachiavi. Lo appendo lì, così ce l'ho sempre a portata di mano e lo trovo comodissimo. Comunque vi assicuro che c'è gente che mi ferma per strada oppure quando sono seduta al ristorante mi chiede dove l'ho comprata. Io sono orgogliosissima della mia cover del telefono. Poi, tralasciamo questi aneddoti, moda di abbigliamento non ho comprato niente. L'unica cosa che ho comprato è stata questa camicia. Allora, verso sempre a sud di New York, sulla Broadway, se non sbaglio, sì, sulla Broadway, ci sono questa catena di negozi, che ce n'è uno, ogni tre negozi c'è questo negozio che non mi ricordo l'insegna, comunque ho questa etichetta, ma non so se è il nome dell'insegna. Non penso perché è homage from Los Angeles. Comunque c'è questo negozio sgrausissimo, molto anni 80, con le magliette corte da far vedere la pancia, col pantalone alto, molto tendenza, molto particolare. E fra tutto il negozio, tipo due o tre pezzi si salvavano. E uno di quei due o tre pezzi era questa camicia con le borchiette sul colletto, che è molto lunga, cioè qui arriva più giù della vita, e invece dietro vedete lunghissima perché copre anche il sedere, e la sua particolarità è che sulla schiena ha un taglio che quindi vi lascia un pezzo di schiena nuda, ma non tanto perché comunque il reggiseno viene coperto e quindi non si vede il pezzo del reggiseno, che è orribile quando vedi in giro le schiene nude con i reggiseni. Svengo, mi viene la pelle d'oca. Ecco, quindi questa qui è una camicettina molto carina e l'ho pagata intorno ai 19-20 dollari. L'ho pagata, cioè l'ho comprata perché costava veramente pochissimo. E appunto in quel negozio lì c'era un'altra camicia molto carina che mi piaceva perché aveva i polsini in ferro rigidi e solo che era trasparente. Sinceramente le camicie trasparenti non mi piacciono, che si veda il reggiseno. C'era sia bianca che nera, era bellissima perché aveva appunto questi polsini rigidi tipo bracciale, però trasparente non fa per me e non mi va neanche di mettere sotto canottierine, robe trasparenti, robe... no, non fa per me. Poi, se voi andate, cioè se voi eravate a New York appunto nel periodo d'agosto, ora non so fino a quanto durerà, penso i primi di settembre, al Met, al Museum, c'è la fiera, c'è la mostra Schiaparelli Prada. Praticamente ci sono questi due stilisti. Schiaparelli è un marchio degli anni 20, gli anni 30. E famosissimo, che adesso che stanno cercando di rilanciare, che appunto vogliono rilanciare in questi anni, e quindi hanno fatto questa mostra dove fanno vedere i pezzi di uno stilista e dell'altro. E una volta che appunto voi avete visto la mostra, c'è lo store, che è questo, lo storemetmuseum.org,
potete andare anche sul sito per vedere sia dove appunto parlano ampiamente della mostra e sia per vedere magari sul sito i gadget. E ci sono dei gadget carini, tipo c'è il libro bellissimo, è solo che pesava troppo, che infatti volevo a tutti i costi. Invece una cosa che pesava di meno, ecco, questa. Mi sono stupenda, infatti sia su Instagram che su Twitter ho messo proprio questa immagine. E questo qui è un gadget della mostra, qua c'è scritto appunto The Metropolitan Museum Art of New York. Eccolo qua, se riuscite a vederlo. E questa è la scarpina, dovrebbe essere tipo un charm da mettere sull'albero di Natale, cioè un ciondolo da mettere sull'albero di Natale. Ed è la... la apro ed è praticamente la scarpa di Prada, questa qua che hanno fatto questa collezione estiva dove era tutto che richiamava gli anni 50 con le macchine, appunto anni 50. Ed è questa, ditemi se non è stupenda, è tipo in plastica rigida col suo anellino che appunto potete appenderlo all'albero di Natale, ed è stupenda. Prada, firmata anche Prada, eccolo qua. Quindi vi consiglio di andare sia alla mostra che di prendere i gadget, sicuramente sono dei pezzi per gli amanti della moda, sono dei pezzi molto ricercati e che poi andranno sicuramente a ruba fra qualche anno. Poi per chi appunto mi ha seguito, per chi appunto mi ha seguito in questo mio lungo viaggio tramite le foto su Instagram o Twitter, ho visto che ho provato 1,5 milioni di scarpe, tutte le scarpe, cioè il mio divertimento più grande a New York era quello di andare in giro per negozi per provare le scarpe più particolari per poi farvi delle foto per farvele vedere. E alla fine le scarpe che mi sono piaciute di più di tutte, che ho detto che sicuramente avrei utilizzato di più, quali sono? Sono pronte? Lo so che o le amate o le odiate. Io le ho viste e me ne sono subito innamorata. Queste sono le famose babbucce all'abriatore, che in tantissimi mi hanno criticato perché le ho comprate, le ho fatte vedere nel video dello shopping, ve lo lascio qua su, il video dello shopping coi saldi, infatti le ho comprate quelle di Jeffrey Campbell, quelle bianche con tutte le borchettine. Però mi spiace ragazzuole, ma quest'inverno tutte avranno ai piedi le babbucce. Se guardate tutti i giornali, se guardate appunto tutte le sfilate, tutte le marche conosciute di scarpe o di abbigliamento, tutte hanno la sua babbuccina. E io ho comprato queste qua di Steve Madden. Ah, ecco qua, di Steve Madden, che sono una cosa pazzesca. Sono nere e guardate, sono completamente ricoperte di Swarovski nere e non avete idea di come luccicano. Cioè, luccicano in una maniera pazzesca. E di Steve Madden c'erano molto belle, simili, con l'argento, con l'oro e col nero, con le borchettine, solo che erano più simili a quelle che ho comprato di Jeffrey Campbell. E allora ho preso queste qua che erano veramente pazzesche e poi hanno una luce incredibile, sia da usare di giorno, mi piace molto sdrammatizzate, sia appunto alla sera con... le ho messe una sera con questa, ho messo questa camicia e ho messo il jeans. Ero questo chic però particolare appunto con queste babbucce brillantissime. Mi è molto piaciuto questo look un po' maschile, mi piace tantissimo. E queste le ho pagate $99, appunto tutte quelle di Steve Madden. Comunque basta andare sul loro sito Steve Madden, vedete delle scarpe pazzesche, sia così maschile babbucce sia molto più particolari da signorina con il tacco, molto belle. Questo è tutto il mio shopping che riguarda la moda, che appunto non riguarda il trucco. Vi ripeto, se volete c'è il video sullo shopping di New York, c'è il video
c'è, sì, sul video sullo shopping di New York è truccoso, c'è il video sullo shopping di Londra truccoso, vi metto qua sotto il link di tutto, vi lascio anche qua su tutti i link e spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Pennelli della Sonia Krashuk, il primo è quello che vi ho fatto vedere prima, che è questo qua stupendo in setole sintetiche ed è incredibile perché è molto compatto, è molto